underestimate me. Perfetto, siamo anche saliti di livello. Però lo scorpione, porca troia, fa malissimo. In difficile lo scorpione fa male. Fa veramente male. E abbiamo preso una B per i danni. Minchia. E però abbiamo trovato una nuova spilla, che è la numero 1. L'ingrediente segreto di mamma. La spilla numero 1. Ma che bello. E siamo completamente vuoti ora. Allora, abbiamo ottenuto delle spille nuove, ma penso siano tutte quante per Fret, giusto? Incredibilmente no. L'ingrediente di mammata è un'altra con la carica ed è una bomba. Potrebbe non essere male. Fa un bel po' di danno. Il problema è che lancia una bomba al bersaglio, carica al massimo per respingere il nemico, possibilità di avvelenarlo leggermente. Allora, sembra buona e si evolve. Il problema, questa cosa, se la tengo troppo, esplode addosso a me. Uno, due, ne vale la pena? Perché se può usarla Nagi, io la cambierei con lei. E ovviamente Nagi non può utilizzarla. Grazie Nagi-chan. No, 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 Minamimoto per il momento sta benissimo con questa del vento, perché ha un'area di attacco molto più ampia. Però Fret, questa qui io gliela metterei, sembra buona. Questa sembra veramente buona. Problema, fino ad ora sono Rindo e Nagi. Rindo e Nagi sono quelli che hanno veramente pochissimo. Questa si evolve però. Hanno veramente poco e niente. Io proverei a fare questa. Proviamo a vedere come si evolve. Se è buona, vediamo. Però visto che hanno fame adesso i ragazzuoli. A proposito di fame, ragazzuoli, il tizio che era qua, Carfogis, che fine ha fatto? Boh, vabbè. Ho fame, ma va? Dove stiamo andando secondo voi? Ah già, qua c'era il bubble tea, però a lei non piaceva. Vabbè, torniamo indietro. Torniamo indietro dall'altra parte. Ok, sono tornato da Donburi Town. È il meglio che potevamo prendere per il momento, perché ha un po' di statistiche miste. Il punto è che dovremmo forse concentrarci su un'unica statistica e aumentare solo quella di volta in volta. Io penso che per il momento, finché possiamo e finché ci è utile, continuiamo ad aumentare statistiche miste. Aumentando statistiche miste riusciamo ad aumentare tutto assieme. Certo, concentrandoci su una cosa sola, forse riusciremo a gestire meglio quella statistica in particolare, soprattutto la difesa, visto che stiamo giocando in difficile, non sarebbe male aumentarla. Per esempio, l'amico qua della carne, lui aumenta di un bel po' la difesa con la sola testa del pesce. A lui non piace, a lui piace, a lei fa impazzire, a lui piace. All'unico che non piace è lui. Però vediamo, abbiamo il maialino che non lo fa impazzire. Questo, ok, Rindo, dovresti un po' attaccarti al cazzo, e dobbiamo aumentare anche la difesa, ciccio. Comunque, allora, la nuova spilla che abbiamo dato a Fret non è male, però dura molto poco. Dura molto poco rispetto alle altre che abbiamo preso fino ad ora. Quella che ho dato a Rindo non va bene, perché fa un colpo, sì che è buono, ma è un colpo solo. Quello di Fret, bene o male, non è male. Porca miseria, Minamimoto però, quel colpo lì d'aria fino ad ora è forse la cosa migliore che gli abbiamo dato fra tutte le spille che abbiamo avuto fino ad ora. Che tra l'altro, per qualche motivo, è forte contro la medusa. E non ne capisco il motivo, sinceramente. Presi tutti assieme. Anche contro il lupo è forte il vento, e non ne capisco il motivo. Però non vedo perché dovrei farmi domande. Siamo funzionali, ma non al 100%.
non come vorrei essere. Perfetto, si è evoluta. Vediamo come si evolve. Onore e sacrificio. Carina però la spilla. La spilla mi piace. E fa sempre questo affondo incredibile e non si evolve oltre. Non è male, però non è granché. Preferisco a questo punto ancora la spada. La telecinesi in realtà non è male. Non è male. Il problema qual è? Il problema è che contro nemici volanti il colpo che fa lo fa sempre verso il basso, quindi a meno che Frette non sia in aria non li prende. E siamo ritornati a Towa Records. Questo tizio? Edizione speciale, è andata a Towa Records per partecipare a un meet and greet abbastanza intimo, ma ben distanziato. Cosa pensi che facciano? Si salutano da lontano? Chi lo sa? È un evento tenuto dalle Peroxidolls, il celebre gruppo di idols misofobe. Chi? Pop star famose per la loro fissazione per la pulizia. Quindi sono famose. Assai se considerata sovrabbondanza di merce al loro nome presente a Shibuya. Vediamo. Peroxidolls. Distanziamento. Sembra che non stringano la mano ai fans. Le ragazze e i fans si inchinano per salutarsi. Devi indossare una mascherina e mantenere la distanza di 2 metri per incontrarle. Sembra che vendano disinfettanti per le mani, chic e mascherine esclusive a prezzi assurdi. È proprio il tuo stile, Tamarindo. Che cosa? Le mascherine? La mia è diversa, la metto per moda, perché sono un coglione, la metto sotto il mento. Cristo, che moda è mettere la mascherina sotto il mento? Brutto coglione. Ancora sti tizi, sono ancora qui. Questi di sicuro ci facciamo a botte ora. Quanto ci fai? Vediamo. Ancora altra gente. Cavolo, hanno riempito la città. Quindi, sono giocatori. Se state cercando il cinghiale d'oro, non è qui. Vero cinghiale d'oro avvistato in direzione dell'incrocio pedonale. Sta andando verso l'incrocio, andiamo e... Non posso, andate senza di me. Che cosa dici, compagno? Non possiamo abbandonarti. Lo so, ma la società storica di Shibuya trasmetterà la lezione online qui oggi. E non l'ho più seguita da quando sono arrivato al PS. Ma oggi posso, è la mia occasione. Buddy Rapids dovrebbe approdare qui a minuti. Vi prego, non posso perdermi questa opportunità. Vedo che ognuno ha le sue priorità. Direi di sì. Permettetemi, non dovremmo affrettarci verso l'incrocio pedonale. Oh, giusto, certo, sì, andiamo subito. Corri, corri Rindolo. A parte che come passiamo? Ecco appunto. Fammi indovinare, per passare di qui dobbiamo superare una missione per te. Sì, ovvio. È una missione super speciale e urgente per voi. Cioè? Per favore, potreste zittire questo tizio? Comprare o non comprare, questo è il dilemma. Che cos'ha che non va? E se lo comprassi, come dovrei comprarlo? Posso entrare in un mini market e prenderne uno dallo scaffale? O dovrei ordinarlo e poi passare a prenderlo? Anche se scaricarlo sembra più facile. Ma così rinuncerai al bonus dell'edizione deluxe. Comprare o non comprare, questo è il dilemma. Amico, scegliene uno, non è così importante. Evidentemente per lui lo è. Dunque l'oggetto che lo ossessiona può essere scaricato o acquistato con un bonus. Sono io. Beh, in realtà no, io punto sempre a prendere le edizioni fisiche rispetto a quelle digitali. Ma se quella digitale c'ha un bella offerta, ci penso totalmente. Per esempio, Diablo 2 e Mario Kart 8 li ho presi in digitali nonostante li avrei preferiti fisici, ma erano in un'ottima offerta. È da mezz'ora che borbotta tra sé se... Spostati dall'altra parte della strada, la missione è sempre valida. Sto impazzendo! Vi prego, fatelo smettere, usate l'imprinting e chiudetegli quella bocca. Se lo fate vi lascerò passare. Mi sa che ci tocca aiutarlo a prendere una decisione. Fammi indovinare. Devo vedere se altra gente ha la parola giusta? Io direi di no. Vediamo subito se abbiamo le parole giuste. Forse sarebbe meglio scaricarlo il loro album, ma se lo faccio non riceverò il bonus. E poi dove lo vado a trovare il CD? Non ho mai amato un gruppo in tal modo. Voglio tutto quello che riesco a trovare, incluso il bonus della versione deluxe. Ma a cosa serve il CD se non posso ascoltarlo? Sembra che quel tizio voglia un CD, anche se non sa bene dove comprarlo. È ora di andare a caccia di paroline magiche per aiutarlo. Invero, ma considerando la terminologia acquisita in precedenza. Cioè, vorresti usare le parole che abbiamo usato con Ryoji? Perché no, ovviamente qualcuno in più non guasterebbe di certo. Ok, vecchio, nuovo, tutto fa brodo. Andiamo a caccia delle parole, ragazzi. Comprare. Ok, che è la parola base.
Vediamo. Allora, c'è un tizio qua, dannato campo, non penso sia la parola giusta. Internet, ok. Io penso che però la versione fisica sia meglio. Concordo con il tizio. Concordo con il tizio e penso che la versione fisica sia migliore, amico mio. Secondo me Tower Records è l'idea per cercare CD. Esatto. Io lo comprerei qua. Detto sincero, papale papale. Vediamo. Però magari con la combinazione di parole che abbiamo trovato prima, forse qualcosa riusciamo a tirare fuori. So che non c'entra un cazzo, però proviamoci. Imprintigo! Vediamo cosa dice di alta qualità. Devo solo concentrarmi sulla cosa più importante. Fare incette di tutti gli oggetti di alta qualità delle Peroxidol. È sempre difficile dirlo. Bonus inclusi. Mi merito il meglio, avrò il meglio. Ma dove posso trovarlo? Ah, così finirò per non concludere niente. Lo sapevo che non portava nulla. Non ha funzionato. Va bene, ok. Andiamo allora. No, a Towa Records e comprare. Vai, compra l'edizione fisica, è meglio. Vediamo. Ho deciso, se hanno l'edizione deluxe al Tower Records, me la comprerò. Non permetterò a nessuno di metterci le sue sporche mani prima di me. Quell'album è già mio. Vai, compralo. Sick. Ho deciso, comprerò l'edizione fisica con bonus e tutto il resto. Bravo. Ce l'abbiamo fatta, se n'è andato. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Finalmente un po' di pace e tranquillità. Vi devo la vita o la mia salute mentale. Passate. Forza tigre, avvicinati al bersaglio e aggredirlo prendendolo a pugni. Premi rapidamente il tasto per saltare in aria, poi gettati in basso per atterrare il nemico. Oh, è diversa, pensavo fosse uguale a quella di prima. Forse allora abbiamo una spilla per Rindo, vediamo subito. Vediamo, ok, questa è diversa, fa uno schianto verso il basso. Ci sta, vediamo se si evolve, non si evolve, ma fa 12 colpi e si riattiva dopo 6 secondi. Vediamo se ne vale la pena. E siamo saliti di livello. Allora, la nuova abilità di Rindo non è granché. Funziona meglio sicuramente dell'affondo di prima, ma non è nulla di speciale come spilla. Dobbiamo trovare qualcosa di adatto a lui, non lo so. Qualcosa che funzioni bene. Anche la spilla di Fret è buona, ma ha un raggio d'azione troppo piccolo. Ha veramente un raggio d'azione troppo ridotto. E ora abbiamo fame. Incrocio pedonale. Allora, dovevamo andare all'incrocio a Dogenzaka e l'altro posto dov'è che era? No, l'abbiamo già fatto, scherzavo. È lui? È quello grosso? Ehi, quello lì all'incrocio è un maiale. Dove? Spero che sia quello giusto stavolta. Vi è speranza. Beh, andiamo a scoprirlo. Battiamo. Vai, maiale. Però a saperlo cambiavo spilla. Però vabbè, è il maiale. Non mi aspetto granché di difficoltà. E infatti sono solo maiali. Madonna mia. Che colpo incredibile. Beh, non è stata difficile, ci abbiamo messo molto meno degli altri. Ma è perché stiamo iniziando a prenderci bene la mano. S... non male, non male. 5 yen. Yeah. E vai. Non erano neanche questi, amico. Perché non abbiamo ricevuto punti? Solo perché sono indorati non significa che non meritiamo qualcosa. Forse sono maiali falsi che hanno liberato soltanto per sviarci. Dobbiamo trovare quello in oro vero prima degli altri. Un attimo, non dovremmo essere così frettolosi. Dobbiamo fare un sushi mentale prima. Fare un cosa? Quando il cuore fa male, prepara il sushi per ricominciare. Non aver paura, non chiuderti in te stesso. Arrotolalo con cura e mostra il tuo successo. Ma cos'è, una poesia? È una citazione di Another. Non so di cosa parli. Lascia stare. Another? Ah, tale Another si dà delle arie da poeta. Ok, calmiamoci e pensiamo. Non ci sono stati ancora aggiornamenti riguardo ai maiali. Quindi il cinghiale in vero oro è ancora qui intorno. Diamo un'altra occhiata in zona. Metallo raro, e vai, però prima mangiamo. Anzi, prima vorrei andare. Fascinating. Oh, hai trovato qualcosa?
Sì, benché non sia collegato al cinghiale d'oro. Lo stile di quella immagine è molto simile a quella del mio artista preferito. È una sua opera, presumo. Oh, ha lavorato a un gioco che ti piace. Estrella, giusto? Estella, ossia Elegant Strategy. Comunque sì, lo stile è analogo, ma l'argomento è estremamente dissimile. Oh, bellino. È una mostra dell'illustratore Aoka Zumi, lì si intitola Corpi d'acqua. Ah, nel senso di corpi fatti d'acqua. Quindi sono disegni di fiumi e laghi. Oh, Aoka Zumi, se solo avessi selezionato un soggetto diverso. Ok. Illustrazione di poco fa, il tuo genere, mondo minore. Ok, quindi mondo è una delle parole che adesso ci aggiunge. Allora, ok, per un attimo pensavo che il tizio qua doveva fargli l'imprinting. Non so neanche io perché. C'hai nulla di nuovo che ci può servire oltre ai libri? Vabbè, te ne compro una a caso. Allora, andiamo un attimo. Ecco, esatto. Qui, e compriamo una bibita. Ma lui non piace, a lui fa impazzire, a lei piace. Ok, fretta, allora cambiamo te, ti do il panino questo qua. Non aumenterei lo stile, ma ci dobbiamo arrangiare in qualche modo. Tra l'altro questo posto costa poco e ci aumenta non male le statistiche. Non male, anzi, devo dire. E ti direi che farei un altro ordine, visto che la barra della sazietà è ancora vuota. Perfetto, abbiamo mangiato tre volte e ancora non sono sazi, ricordiamolo. E tra l'altro, ora che abbiamo fatto tre ordini, se non ricordo male, la tizia ora è sbloccabile, giusto? Dipende dov'è che è messa, eccola qua. Aggiunge roba al ristorante, vediamo che cosa aggiunge. Anche lei aggiunge roba al ristorante, va bene. Grazie a tutte e due. Allora, vediamo che cosa ha aggiunto. Giusto per curiosità, il Justice Burger. 777 calorie, costa 777. Per il 30° anniversario della catena. Vediamo, 8 di vita, 2 di attacco e 2 di difesa. Non è neanche granché, nel senso, per meno della metà ci becchiamo questa che aumenta la difesa e lo stile, o per la metà ci becchiamo punti vita e difesa. Non è sto granché, come bonus, però. Ancora sta gente. Quante volte te lo devo ripetere? Il fiume scorre rapido e limpido. Non dimenticarlo perché non lo ripeterò più. Va bene, ho capito, uffa. Ehi, c'è qualcuno dietro di te. Che? C'è anche a te. Ah, dovete essere i messaggeri, non siete in anticipo. Ad ogni modo, dateci la paro. Non penso che siamo i messaggeri che cercate. Aspetta, non sono i Witch and Twisters. I perdenti all'ultimo posto, penso di sì. Ok, sfigatelli, perché non andate a giocare altrove? A meno che non vogliate che li spazziamo via. No, direi di no. Immaginavo. Donna mia, ti faccio il culo appena posso. Non dirmi che l'hai già dimenticato. Ma no, certo, me lo ricordo, credo. Il fiume scorre rapido e limpido. Chissà che vuol dire. È una parola d'ordine. E i tizi sono scomparsi. Vediamo lei che cosa ha aggiunto. La zuppa di pollo al curry. C'è solo questo di nuovo. Però già questo costa molto di più. Però ci aumenta delle statistiche mica male. 10 PF, 4 attacco e 2 di stile. Vediamo a chi piace. A lui piace. A lui piace. A lei non piace. E a lui non fa impazzire. Quindi dobbiamo andare a Dogenzaka, abbiamo detto, e all'incrocio pedonale. Quindi già all'incrocio ci siamo, il che vuol dire che la missione deve essere qua vicino. Let's have a look. Wow, ci sono un sacco di maiali d'oro. Esatto, secondo me sono tutti falsi. Secondo me la maggior parte di questi sono tutti falsi. Allora, qua c'è la ragazza da aiutare. Oh, mi sa che la conosce. Cosa guardi, boss? Credo fissi quella ragazza laggiù. Potrei giurare di averla già vista. Nagi. Quella ragazza laggiù ha qualcosa di strano. Ma no, ero più concentrata sullo schermo di fronte a lei. Ah, è quel gioco di cui parli sempre, Elegant qualcosa. La fanciulla laggiù pare essere una L stramba come me. E non posso fare a meno che chiedermi come se la cava il nobile Tomonami con le sue mani. Quali armi ha affinato a sua radiosità? Quanti capitoli ha conquistato? La mia curiosità si è accesa. Beh, non puoi scansionarlo per scoprirlo. Magari sa qualcosa di quel gioco che tu non sai. Sbav. Mi sa che ha toccato un tasto delicato. Dai, perché non sbirciamo nella sua mente? Ci concedete codesta distrazione? Ma certo, ci pensiamo dopo la missione. E sia, in tal caso scansioniamo.
Va bene, vediamo. Il tuo social, Yuika Kaga. Vediamo cosa ci sblocca la signorina Kaga. Però abbiamo trovato finalmente il punto di incontro fra queste persone. Mercatino dell'usata, aggiunge l'opzione di vendere le spille doppione. Oh, ottimo. Allora, per quanto sia una cazzata di abilità, ci semplifica e ci velocizza un sacco di operazioni. Mentre l'amico qua spagnolo, calamita per il rumore, tieni premuto R2 mentre scansioni per attivare. Oh, questo è interessante. Questo è interessante. Almeno li attivi tutti in una botta sola. Allora, scansioniamo un nuovo capitolo. Personaggi nuovi. Oh, una parola nuova. Però muoio proprio della voglia di vedere i personaggi nuovi che hanno fatto vedere nel trailer. Meglio finire con calma questo capitolo o fare di corsa per passare a quello nuovo. Ah, non riesco a decidermi. Il nuovo capitolo di Elestra uscirà tra poco, ma devo prima finire quello di adesso. E poi ho anche un sacco di missioni secondarie da completare. Oh mio Dio! Sono pienamente d'accordo. D'accordo con cosa? Normalmente bisogna adorare tanto la missione principale quanto quelle secondarie. Tuttavia il rilascio del nuovo capitolo incombe e non lo si può sbloccare senza progredire abbastanza nella storia. A fronte di tale situazione si può abbandonare il capitolo in corso per dedicarsi anima e corpo ai contenuti novelli? Quando parla di quel gioco non riesce a controllarsi, però ci ho sbloccato un sacco di parole. Nobile Rindo. Sì? Desidero impartire un consiglio a quella ragazza laggiù. Oh. Con l'aiuto dell'imprinting, ovviamente. Perché no? Mi sembra un ottimo modo per testare il nuovo potere. Sì, dai. Va bene, lascio a te scegliere la parola, Nagi. Va bene. Adorare. Abbandonare. Qual è la scelta migliore? Preferito, mondo, personaggi nuovi? Io punterei invece a dirle di fare quello che vuole, senza dover per forza puntare a qualcosa. Preferito e adorare. Adora fare quello che ti piace. Scegli quello che vuoi nel momento in cui pensi sia la cosa migliore. Oh, ho avuto un'idea. Non vedo l'ora di sapere cosa succede, ma non posso tipo semplicemente saltare tutto il dialogo del nobile Tomonami. Sarebbe una mancanza di rispetto. Me la prenderò con calma e mi godrò il capitolo al massimo. Come faccio io su Dokkan Battle, tra l'altro. Ci sono un sacco di missioni nuove e io faccio tutte quelle vecchie. Non dovrei andare di fretta nel gioco in questo modo, ma meglio godersela con calma. Adesso sei soddisfatta? Esatto. E ora riprendiamo la nostra avventura. Quell'imprinting deve essere andato alla grande. Credo di sì. Metallo raro, 5 punti. Il social network è stato aggiornato. Complimenti, brava ragazza. Anche perché la tua abilità in realtà è anche abbastanza utile. Niente di eccessivo. Ci semplifica e ci velocizza il vendere le cose. Aggiunge l'opzione di vendere le spille doppione. Perfetto. Allora, vediamo. Abbiamo un bel po' di simboli maiali. Ce ne sono all'incirca 4, mi sembra di aver visto. Ah, posso solo una alla volta? Sì, posso solo una alla volta. Però tasso di ritrovamento 2. Attenzione, magari in realtà. Però aspetta, secondo me sono finti. Sì. Sono uguali alle bambole che abbiamo. Che abbiamo aiutato Ryoji a vendere. Sono uguali alle bambole. Vediamo. Una S. Beh, che dire. 5 yen. Yeah. Wow, che premio. Vabbè, io. Ehi. Io li sfiderei tutti. Nel senso, facciamoci tutta la zona e vediamo se ripulendo succede qualcosa. Aspetta, ma questi sono indorati davvero? Mi sa che questo è quello giù. Cioè, non sono quello. Quello principale, però. È già qualcosa. Non sarà quello dorato principale, però mi sa che questi erano quelli buoni. Infatti, ci hanno dato 10 yen. Mica male. Yeah. Vediamo. Nobile Rindo, c'è un messaggio in arrivo. Vero cinghiale d'oro in fuga verso Central Street. Really? Central Street, ancora. Beh, ci tocca tornare indietro. Già, e sarà meglio fare in fretta. Però a questo punto io prima vado a farmi un giro, visto che tanto me lo fa fare. Anzi, prima ancora però andiamo a mangiare. Proviamo la zuppa di pollo e curry. Allora, chi piaceva? A lui. A lui, a lei no e a lui no. E speriamo in un bonus. Vai,
proviamo sta zuppa di pollo. Ti direi che a parte tutte quelle verdure, io un'assaggiata a quella zuppa gliela darei volentieri. Siamo, vediamo, a 32 di attacco con Rindo, 28 con Fret, 31 con Nagi e 27 con Minamimoto. Minamimoto però surclassa tutti in punti ferita e in difesa, su quello sicuramente non ho di cui lamentarmi. E il punto è che dobbiamo aumentare l'attacco, Mina. Dobbiamo aumentare l'attacco. Mi spiace, ma ti devi bere sto caffè. Lo so che non ti piace, ma dobbiamo iniziare a puntare a tutto quello che ci può aiutare. Te lo devi fare andare bene sto caffè. Ma quel 28 d'attacco non te lo posso accettare, mi spiace. Quindi l'ultima persona da aiutare è a Dogenzaka. Per arrivare a Dogenzaka devo passare dal 104. Allora, come faccio a vendere le spille doppione? Col quadrato? Ok, l'abilità di vendere tutto è ottima. E c'ha un accendino. Potenziamento esperienza. Assolutamente, dammelo. Questa gonna, nemici congelati, aumenta la frequenza con cui li immobilizzi, aumenta la potenza delle spille JB. Ok, grazie di questo, ma per il resto aspetterei. Grazie. È vero, aspetta. Oggi forse... Aspetta, vediamo subito. Forse è No, è ancora chiuso perché la minimappa non me lo mostra. Speravo fosse aperto. Ah, però aspetta. Aspetta, sento un profumo. Sai cosa vuol dire? Certo che lo so, c'è del curry da queste parti, baby. E quel negozio è uno di quegli sticker. Forse vuol dire che è aperto. Lo spero proprio, andiamo a buttare un occhio. Quanto c'ho di batteria? Curry. Metà. Allora, facciamo che prima la consumiamo, poi ci entriamo. Yes, totalmente vuoti. Andiamo a mangiare curry. Ehi, venite dentro a provarlo. Un tavolo per tre, per favore. Accomodatevi, è questo che direi se fossimo aperti. Mi spiace deludervi. Ah, oh, cacchio, è troppo presto. Tornate un altro giorno, sto facendo fatica a mettere tutto in ordine. Quando è che pensi di aprire? Questa settimana forse, o la prossima. Non lo sai ancora. Questo è quantomeno inquietante. È ancora bloccato come prima. Ma come, lo abbiamo salvato dal rumore e tutto quanto. Dovrebbe essere pronto a darci dentro. Che c'è? Hai qualche problema? No, niente. È solo che non vedevo davvero l'ora di mangiare con curry. Aveva un profumo così buono che non siamo riusciti a resistere. Davvero gentile da parte vostra, ma vi toccherà aspettare. Ecco, c'è qualcosa che non va? Non so se è il caso di dirvelo, ma a dire la verità io avevo aperto un ristorante oggi. Il curry era pronto per essere servito. E vai, quindi ce ne puoi dare un po', giusto? Vogliamo esaminare le prelibatezze ivi presenti? Le opzioni sono curry al pollo, ai legumi o al pesce. Una raffinata selezione. Sembrano tutti buonissimi. Beh, grazie, ma non sono sicuro che il loro sapore sia all'altezza dell'aspetto. Quando ho aperto sono venuti diversi clienti, però non tutti sono andati via contenti. Ho provato a chiedere perché, ma non mi hanno risposto. Non posso gestire un ristorante di successo se non so dove sbaglio. Questo è vero. Non preoccuparti, scopriremo che gli passa per la testa. E come facciamo a farlo? Attivando i nostri cervelli galattici, stupidone. Oh, giusto. Davvero mi aiuterete? Certo, lascia fare a noi. Chiediamo in giro, torniamo in un baleno. Fretta, aspetta. Ci vuole poco per farlo esaltare. Allora, una bella scansione e vediamo che gli passa per la testa. Per la testa di chi? Ci sono centinaia di persone e al massimo un paio di clienti. Nessun problema, li controlleremo uno a uno. Non abbiamo tutta la settimana. E se inviassi un promemoria riguardo al curry del Don? Oh, buona idea. Vuol dire che tocca a me? Non so, tu che ne dici? Dico di sì, gente, fate lavorare quelle teste. Ok, a chi cacchio dobbiamo chiedere? Amore per il curry. Oh, ok, perfetto. Lei è una, proviamoci. Ecco fatto. Come on, ricorda. Vediamo. Dai. Quel curry... Sembravano tutti buonissimi, come potevo sceglierne uno, per fortuna qualcun altro ha scelto per me, altrimenti avrei fatto notte. In inglese fare night. Eccone un'altra, nuovo curry in città. Ah, me ne bastava una quindi. Ho appena provato il nuovo ristorante di curry Dogenzaka, il curry ai legumi è strepitoso. Ok, me ne serve ancora uno. Credo. Cioè, penso che uno dovrebbe parlarmi di quello di pesce, no? Dai, qualcuno che mi parla del curry di pesce, su. Ah no, quello di pollo. Ok, vediamo. Quanto avrei voluto provare tutti i curry sul menu, cioè li avrei anche ordinati, ma non volevo fare la figura dell'ingorda con il mio ragazzo.
Brava. Interessante, tutti avevano difficoltà a scegliere un solo curry. Conosco bene il malessere di chi vuole sempre tutto. Io lo ordinerei tutti e tre, ma non tutti hanno un buco nero dal posto dello stomaco come me. Torniamo dal Don e diciamogli cosa abbiamo scoperto. Che è tutto molto buono. E che anche ora io mi spaccherei un curry volentieri, porca miseria. Le masse sono state esaminate. Grazie ragazzi, scoperto qualcosa? Sì, il problema è che tutte e tre le opzioni sembrano troppo buone. La gente vuole provarle tutte, ma sarebbe un po' troppo cibo. Ah, non ci avevo mai pensato in questo modo. Se permette, ho una proposta per voi. Che ne pensate di offrire tutti e tre i curry in un solo piatto? Ma certo, una porzione di assaggio. Perché non ci ho pensato prima? Oh, questa è proprio una buona idea. Cambiare sapore a ogni boccone renderebbe le cose più interessanti. Perché comunque hai la possibilità di assaggiare tutto, ma poi mischi tutti i sapori in bocca. È una bella idea, ma è rischiosa. Diamine, potrebbe diventare il tuo piatto più richiesto. Giusto, lo metto subito sul menu. Ora, se volete scusarmi, devo tornare al lavoro, non ho tempo da perdere. Grazie al vostro aiuto, tornate a trovarmi quando avremo riaperto. E io? Penso che se la caverà adesso. Se siamo fortunati il ristorante sarà aperto domani. Però mi spiace non aver potuto provare il suo curry oggi. Oh beh, aspettare un po' non ci ammazzerà mica. E poi possiamo pergustarci l'attesa. Ottimo lavoro con questo piano, Nagi. Mi date troppo merito, nobile Rindo. Ho solo agito nell'interesse del consumatore finale, niente di più. Consumatore finale che sarei io, ovviamente. Ora non devo sacrificare nessuna opzione allettante. Nagi, stai bene? Perdonatemi, nobile Rindo, ero perso nei miei pensieri. Attendo con impazienza la scorpacciata di curry. 1000 yen. 5 punti. Il tuo soggio è stato aggiornato con Yoko Norimoto e basta, solo una tizia, cioè che è una di quelle che abbiamo trovato per strada e basta. Dov'è la signorina? Eccola qua. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla meta, insomma. Aumenta il tasso di ritrovamento quando abbassi il livello. Bello. Allora, dobbiamo prendere per forza questo e per forza la signorina. Beh, aumentare il tasso di ritrovamento abbassando il livello sicuramente è un guadagno. Ma mi chiedo cosa sarebbe successo. Ah, qua c'è il Don Buri. Cosa sarebbe successo se non avessimo aiutato il Don oggi? Nel senso, ci avrebbe comunque fatto aprire domani? Ci saremmo potuti entrare? Secondo me no. Secondo me sarebbe spostata di giorno in giorno la missione o addirittura non avrebbe proprio aperto. E ora che tutte le missioni secondarie siamo a posto, possiamo proseguire con la missione principale. Oh, che culo! Ti sta una favola. What? Hai sbloccato tutte le abilità di un completo intero. Oh, vuol dire che abbiamo aumentato abbastanza stile. Ottimo. Passiamo di qua. Vediamo. Grazie mille, con questo scivolo via. Oh, vuole batterci sul... Ehi, voi, dove pensate di andare? Se volete passare dovete combattere contro dei rumori. O potete lasciare perdere, vedete voi. Cosa? Non ci tiriamo indietro noi, forza! Ok, andiamo. Andiamoci dentro. Che tipi di rumori saranno? Contro i piccioni, e vai. E contro il lupo. Ma scusami, ma c'era l'icona del... Perfetto. E i lupetti sono andati. Meccalo. Perfetto, andata. È stata facile. Quando riesci a stannarli i nemici diventa una cavolata. Cosa abbiamo beccato? Niente di eccezionale, ovviamente. Barriera eliminata, potete passare. Non è stato troppo facile. La prossima volta vi farò trovare rumori più forti. Complimenti. Coniglio retto, lancia 3 boomerang che sfrecciano contro il bersaglio e carico al massimo per respingere il nemico. Ah, interessante. Io continuo a sbagliare tasto. Continuo a schiacciare questo per il menu. Verso Central Street. Rieccoci Central Street. Ti siamo mancati? Dai, facciamo questa scansione. Ovviamente un sacco di rumori, maiale. Tamarindo, ho le allucinazioni, perché ci sono molti più maiali di prima. Ma da dove sono sbucati?
Tutto questo è alquanto sospetto. Ah, è come cercare un ago d'oro in un pagliaio pieno di maiali. Teniamo gli occhi aperti e cerchiamo il maiale vero. E non perdiamo troppo tempo con le imitazioni, andiamo. In sostanza, vai e picchia i maiali. Altri tizi della River. Dannazione, questo è inaccettabile. Quel tipo non mi ispira proprio niente. Questo è poco ma sicuro. Ha un'aura familiare. Davvero? Rassomiglia inspiegabilmente a quella dei cinghiali finti. Parli dei maiali che non danno punti. Vuoi controllare cosa gli passa per la testa? No, focalizziamo i nostri sforzi sul vero cinghiale d'oro. Anche se cancellassimo ciò che vi dimora, ci gioverebbe poco. Ben detto. Ne siete sicuri, ragazzuoli? Io lo farei. Ah, però aspetta. Non c'è traccia del vero maiale d'oro. Già, e non credo che siamo gli unici a cercarlo. Spero che ci sarà anche Miss Banks. Perché sei tipo un suo ammiratore? Cosa? In che senso cosa? Nel senso, perché lo chiedi? È solo che non pensavo ti interessasse altro a parte i fiumi. Forza, andiamo a prendere il maiale d'oro mentre sono distratti. Nobile Rindo. Che c'è? Cinghiali in arrivo! Che tanto non saranno mai quelli veri, però... Well, you asked for it. Grazie per averci avvisato di quei maiali, Nagi. Non ringraziatemi, poiché sono... Finti! Ancora! Non abbiamo preso nemmeno un punto! Dov'è quello stupido maiale? Si è spostato da qualsiasi altra parte sia. Un altro messaggio. Vero cinghiale d'oro in fuga verso Col di Spagna. Prendiamolo per davvero! Sbrighiamoci! Perché Minamimoto sa qualcosa e non ce lo dice, ovviamente? Allora, ho superato la sazietà di un bel po', ma io aspettai che ti torni la fame. Hai superato il 100% della sazietà, ma quindi scusami. Grazie che lo so che non posso mangiare. Però questo vuol dire che la sazietà si svuoterà molto dopo o il bonus comunque è molto inferiore adesso. Oppure ci ha rallentato il fatto di essere troppo pieni. Potrebbe essere. Forse dobbiamo sfogare un po' di energia ora. Dove sarà andato Col di Spagna? Bella domanda. Là sopra. Puttane che quanti sono. Oh, perfetto, abbiamo abbassato un po' la sazietà. Ah, ecco cosa succede quando sei 100%. Non puoi più mangiare finché non arrivi totalmente vuoto. Ha senso? È una fregatura che devi cercare di evitare. Ancora. Guarda cosa ci porta la corrente, dei bracconieri di maiali. E tu chi sei? Ammetto che non pensavo che avreste deviato il flusso principale. Ma abbiamo eretto una diga formidabile, proprio nel caso foste finiti nel nostro affluente. La Deep River Society. Chi sei? Non farmi ridere. Ok, sono l'unico inimitabile Fuya Kawahara. Yeah, è Fuya Kawahara. Esperto di corsi d'acqua e leader della squadra. Dai, Tamarindo, presentati. Io. Io sono Rindo Kanade. Breve e conciso. Senti un po', razza di Sunisoide. Qui ci siamo noi, quindi smamma. Vorresti che ci ritirassimo prima di prenderci ciò che ci spetta? Allora anche loro puntano al cinghiale. Ovviamente. Già, in caso contrario, crunch! Cosa decidi? Oh, nobile Tomonami, oggi siete più ardioso che mai. Ascolta, non vogliamo offendere nessuno, ma lui è proprio su un altro livello. Se si può evitare, preferiremmo non aizzarvelo contro. Fossi in te, limiterei le perdite e mi farei un giro. Grazie il consiglio. Io e i miei compagni però non siamo arrivati fin qui seguendo la corrente. Ci abbiamo nuotato contro. Ciò che abbiamo è frutto di tenacia e determinazione. Eravamo già a conoscenza delle doti straordinarie del vostro amico. Ah, lo stavano anche studiando, quindi. Ed è proprio per non restare travolti che ci siamo preparati. Combattiamo, fratelli. Oh, siamo circondati. E non solo da persone, anche da maiali. Come se fossero un problema. Tutto per impedirci di acchiappare il maiale pregiato. Non sarà un po' di corrente a fermarci. Anzi, ci ha offerto una posizione di vantaggio.
Noi non siamo tipi da prendere il largo quando il gioco si fa duro. Se mai useremo lasciarci cullare dal fluire della vita, allora meritiamo di essere travolti dai torrenti più impetuosi. Ma oggi abbiamo lo stesso vostro diritto di essere qui, e ci batteremo per questo diritto con ogni nostro potere. E torneremo a galla nel PS. Tamarindo, qui si mette male. So esattamente che cosa avete pensato voi mocciosi. Vi è bastato uno sguardo per dire... Oh... Questo qui è solo un pesce piccolo. Non ho forse ragione? Beh, chi è che si trova in acque pericolose adesso? Sempre voi! Nobile Rindo, temo che siamo con l'acqua alla gola. Minamimoto, un aiutino? Non guardare me! Ma siamo spacciati! Ehi, Zeptogrammo! Puoi farcela, Zeptogrammo! No, non è vero! Potete remare quanto volete, ma questo torrente vi travolgerà in ogni caso. Gioite, compagni, il maiale d'oro è nostro. Non c'è via d'uscita. Ga! Cambia il futuro allora, eh? Aspetta, ricordo questa sensazione. Vuol dire che ho la possibilità di cambiare le cose. Ok, se riesco a impedire di chiamare rinforzi e se mi occupo di quel branco di suini, forse andrà diversamente. In sostanza... addirittura... In qualche modo dobbiamo evitare quei maiali falsi della Deep Driver Society. Proviamo dalla prima disponibile. Perché secondo me tutto è partito da quando abbiamo aiutato Ryoji a dare le bambole. Fuya Kawahara. Vediamo che cosa ci sblocca. Beh, sono tornato indietro e sembrerebbe che sia proprio l'inizio. Lì c'è Tipsy Top Soul. Ormai che sono tornato indietro nel tempo, tanto meglio approfittarne. Pensa, cosa dovremmo fare? Se andiamo a Col di Spagna, la Deep Rail Society ci farà di nuovo l'imboscata. E non solo loro, anche quella mandria di maiali fasulli. Nelle regole di oggi non c'erano maiali senza punti. Forse non c'entrano niente con la missione. Ad ogni modo, per cambiare il futuro, dobbiamo tenere lontani dei membri della Deep Rail Society e occuparci dei maiali falsi. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ah, deve esserci un errore di realizzazione. È cambiata la variabile? Quindi Minamimoto si accorge di quando cambiamo tempo? Potrebbe essere.